Siamo ad Antibes, sulla costa meridionale della Francia, e siamo arrivati sino qui inseguendo un sogno: provare un super yacht di Gulfcraft. Questo Majesty 110 ci porterà a conoscere il livello qualitativo, il design e le tecnologie di Gulfcraft. Salite a bordo con noi, ne vale la pena! Gulfcraft è un cantiere con sede negli Emirati e forse non tutti sanno che è anche uno dei più importanti al mondo, uno dei primi 10 nella costruzione di grandi yacht. È presente attraverso i suoi dealer in oltre 40 paesi. Ha costruito oltre 9.000 imbarcazioni in 34 anni di attività e oggi produce circa 300 barche per anno, dai piccoli fisherman ai mega yacht, divisi in 4 brand: Oryx, Silvercraft, Nomad e Majesty. Questa costruzione è di vetroresina. Lo scafo, sotto la linea di galleggiamento, ha una struttura a sandwich, realizzata sotto vuoto, un metodo eccellente per ottenere solidità e leggerezza. Anche la sovrastruttura è costruita a sandwich e il dislocamento a pieno carico è inferiore a altri simili yacht, circa 150 tonnellate. Eppure ha 4 ponti, uno sotto coperta, questo da cui sembra di volare sull'acqua, questo su cui rilassarsi e un altro ancora da cui si domina il mare. Da quassù il panorama è spettacolare. Il profilo è disegnato da linee e proporzioni molto regolari che definiscono la sagoma dello yacht in modo armonico. Tutti i ponti si slanciano verso prua e digradano verso poppa con salti regolari. Il primo spazio che incontriamo salendo a bordo è il pozzetto. Il disegno nel cerino è uguale a quello del pagliolo e dell'intarsio sul tavolo. Ho l'impressione che stiamo per vedere uno yacht molto curato. Si dice che la bellezza scaturisca dalla simmetria. Ebbene, questo salone d'ingresso è geometricamente perfetto ed ha un meraviglioso senso di profondità. Il salone è arredato con uno stile, non so definirlo, non ha una precisa connotazione e forse proprio per questo è affascinante. L'arredamento non sembra italiano o europeo, ma nemmeno americano o asiatico. È bello e basta. Rivestimenti e tappezzerie esprimono la loro eleganza con discrezione. Volete prendere una boccata d'aria fresca? La zona pranzo è per 10 persone. Accanto c'è la cucina. Sul ponte principale, a prua, c'è una suite. Potrebbe essere destinata a una celebrità dello sport, visto che prima di entrare c'è la palestra. Questa cabina lascia senza parole! No, mister! Come? Non è quella dell'armatore? Allora andiamo a cercarla! Eccola! Ha dimensioni come il nome della barca, Majesty, per Sua Maestà! A parte la timoneria, questo ponte è dedicato interamente all'armatore. Siccome è lui che acquista lo yacht, è giusto che abbia il massimo. Trovo splendido il design di questo divano. Il bagno è quanto di più lussuoso e elegante abbia mai visto. Questo marmo ha il colore del mare.
Questo può servirmi. Che sensazione meravigliosa avere una terrazza esclusiva completa di idromassaggio. La plancia sembra la sezione di un disco volante. Tra poco torneremo qui. Ora proseguiamo. Sopra c'è ancora un ponte. Negli Emirati costruiscono grattacieli altissimi e anche questo yacht si innalza verso il cielo per offrire un panorama regale. Per vedere le altre cabine dobbiamo scendere sul ponte più basso. Guardate la precisione e la bellezza delle finiture di questo corrimano. E i gradini? Onice e bambù scolpito per non scivolare. Questa paratia poteva essere banale, invece si sono inventati qualcosa di originale. Ci sono due cabine matrimoniali e due a letti gemelli, nelle quali è possibile aggiungere due letti a pullman. La superficie e la comodità di tutte queste cabine è molto simile, ma quelle matrimoniali hanno entrambe una doppia finestra sul mare, uno scrittoio o zona beauty più grande e un guardaroba molto capiente. E guardate che bagni, con pregiato marmo Dark Emperor. In realtà gli ospiti stanno benissimo in qualsiasi cabina, perché questo ponte si trova sotto il livello dell'acqua e quindi qui non si avvertono le oscillazioni della barca. Ai marinai sono dedicate due cabine a prua, mentre il comandante ha una propria suite a poppa, accanto alla dinette per l'equipaggio. Hanno disegnato percorsi che lasciano la massima privacy all'armatore e ai suoi ospiti e il personale di bordo si muove in maniera quasi invisibile. Nel garage di poppa c'è posto per il tender, la moto d'acqua e anche altri toys. La zona di manovra a prua in realtà è anche un luogo riservato. In sala macchine ci sono due motori della MAN, 12 cilindri a V, 24.000 centimetri cubici, 1.873 cavalli. È il momento di andare a provare il Majesty 110. Vengo su in timoneria. Gli stessi motori che abbiamo a bordo di questo yacht, in una versione depotenziata, possono navigare ininterrottamente a 1800 giri. Sono utilizzati in quella maniera sulle imbarcazioni professionali. Ora immaginate su questo yacht da diporto, che durante l'anno effettua molte meno ore di navigazione, quanto possono durare. Praticamente sono indistruttibili. Ho ingranato le marce, il regime dei motori è quello minimo, 600 giri minuto e la velocità è di 5 nodi e mezzo. Ora, il consumo di questo grande yacht a questa velocità è di 12 litri ora complessivi. Beh, questo significa che stiamo percorrendo 0,45 miglia con un litro. È pazzesco. È così pazzesco che non ci credo. Bene, portiamoci alle velocità un po' più alte. Vi potrà sembrare strano, ma gli armatori, per i lunghi trasferimenti dei loro mega yacht, fanno caso ai consumi. Diamo un'occhiata a che cosa succede aumentando la velocità. Ad esempio, siamo a 8 nodi, i motori sono a 930 giri minuto, il consumo è di 35 litri ora, vuol dire 0,23 miglia con un litro. Avete visto com'è cambiato? Due nodi in più, il doppio di consumo. Adesso mi sono portato a 10 nodi, questa è una velocità che serve anche per fare un confronto con altre imbarcazioni e a questa andatura, i motori a 1150 giri in minuto, il consumo complessivo è di 75 litri, 0,13 miglia con un litro.
Il serbatoio del Majesty 110 contiene 17.462 litri. Pensate quante miglia potete fare, quanti posti nel mondo potete esplorare. Oppure potete decidere di restare sempre nella stessa zona. Ad esempio questa, la Costa Azzurra. Mica male! Ecco, mi sono portata a quel regime che prima ho definito indistruttibile per i motori, 1800 giri minuto. La velocità è di 14,5-15 nodi. È una ottima velocità di crociera, ma non è la più alta. Infatti, per tutti i motori ci sono due limiti, quello del regime massimo continuativo e quello del regime massimo assoluto. Il regime massimo continuativo corrisponde alla massima velocità di crociera. E per questi MAN penso che potrebbe essere intorno ai 2100 giri. Ci portiamo proprio a quel regime. Eccolo qua. Ecco, più di 17 nodi di velocità. Questa è la massima velocità di crociera del Majesty 110. Ma la massima velocità, tutto quello che si può ottenere con questi due motori da 1873 cavalli, qual è? Venti nodi per un 35 metri e guardate su queste onde, quanto è stabile! Il rientro in porto è il momento meno piacevole, ma in fondo, su una barca, e non importa quanto grande sia, si è sempre lontani da terra, anche quando la banchina è a pochi metri di distanza. È una sensazione che si prova su qualsiasi barca, e su questo yacht la distanza da tutto il resto è infinitamente più grande. E adesso, se volete scusarmi,